se le cose vanno bene può finire in mezza giornata, però la fabbrica, cioè, una volta al mese non funziona. Non funziona e discutono. Vedete questa più varie volte viene l'immagine di questi operai sotto l'albero. Io stesso ho partecipato varie volte a delle riunioni sotto l'albero, ce ne sono tantissime, si discute tantissimo. Però ecco, comincia lì sotto quest'albero, quando piove dentro all'interno, e niente, si discute di tutto e si decide di tutto. Si è rilevato un problema. Allora, lo si riporta a questa assemblea dicendo là c'è stato questo problema, come lo decidiamo? Bisogna fare degli acquisti, bisogna fare, cioè, qualsiasi cosa è decisa tutto in assemblea. Diceva bene, perché lo sapete che l'anno scorso avevo fatto venire un operaio, avevamo fatto 2 settimane di incontri fra Italia e Francia, anche con le fabbriche occupate che ci indotte queste cose qui, e lui diceva sempre: quando è uno solo si sbaglia, quando siamo 470 è impossibile sbagliarsi. Non solo perché quando si è in 470 si riflette a più, ma anche e soprattutto, cioè, se sbagliamo tutti è responsabilità di tutti. E per cui l'assemblea è proprio l'organo di funzionamento effettivamente dell'azienda, è proprio questa cosa qui. La terza cosa che personalmente trovo veramente innovante è che questo sistema di gestione introduce anche un sistema di trasmissione del sapere. Come fa effettivamente un'azienda a funzionare senza ingegneri? Io che sono responsabile di un'officina, cioè, quando arrivo lì mi dico: ma che cazzo fanno questi qui? Eppure ci riesco, è proprio, sono riusciti a rimettere all'ordine del giorno la conoscenza operaia collettiva. Cioè, sembrano parole vuote, non sono parole, sono cose vere, sono proprio cose, nel senso che sono proprio riusciti a far funzionare una fabbrica con proprio questa conoscenza operaia che ognuno ha e che quando è messa in collettivo fa che le cose funzionano. Insomma. Dico questo perché siamo in una società, cioè siamo in una società dove gli esperti, l'evaluazione, tutte queste cose qui che oggi funzionano quanto poi fatto. Sono anche io in un lavoro dove sono in relazione a queste cose qui. E mi sento, cioè, sono sempre stato convinto che la storia dell'evaluazione, la storia degli esperti non era proprio una buona cosa. Ma lì ho capito come effettivamente tutta questa storia qui degli esperti, sai, i gabinetti degli esperti, cioè, il bureau d'études, non so come si dice in italiano, gli studi specialisti, queste cose qui, di fatto tolgono il sapere a questa capacità collettiva che di fatto ognuno ha, insomma, cioè ogni luogo di lavoro ha, insomma, e questa cosa qui è portata, penso che ci sono moltissime cose ancora a capire su come funziona, insomma. Io ho visto il responsabile, il contabile dell'azienda, perché girano sui posti, cioè, non c'è un periodo preciso, però quello che è alla linea passa in ufficio, passa a un altro posto, questo qui passa, perché l'idea è proprio che tutti devono sapere come funziona l'azienda, devono sapere tutto dell'azienda. E io ho visto, insomma, un operaio che era sulla linea, che è andato a prendere il posto del contabile. Cioè, io quando ho dovuto cambiare la mia contabile in un ufficio di 20 persone, mi ci è voluto un anno, eppure ho preso una persona che era già qualificata. Questi qui hanno preso un operaio, 3 mesi dopo, questo qui gestiva una fabbrica di 470 persone, cioè, non so se immaginate cosa vuol dire la contabilità di un'azienda così, insomma. E in Argentina non è che sia più semplice che da noi, è la stessa cosa. Poi, ci sono queste 3 cose qui che mi sembrano fondamentali. Poi ce n'è una quarta secondo me, che dicevo 3, ma ce n'è un'altra, che è proprio anche la capacità, cioè, è legata a quella di prima. Bisogna sapere che questa, allora, lì la lotta, il film si ferma su questa esperienza qui, dopo che sono riusciti a bloccare le espropriazioni. L'anno scorso, proprio quando il compagno della Zanona era venuto qui, proprio una settimana prima, erano riusciti a avere la legge, cioè, era stata votata in Argentina dal governo di Neuquén, perché l'Argentina è un governo federale, cioè uno stato federale, per cui ogni, quella che loro chiamano provincia, sarebbe una regione da noi, più grossa, e ogni regione è uno stato indipendente.